Noi abbiamo un bisogno di incanto che è profondo e sacro quanto il nostro bisogno di cibo e di acqua. Con te che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto. E Incanto è proprio il nome della mostra personale dell'artista Luca Bellandi, in esposizione dal 7 al 22 aprile presso la Galleria di Nardo a Chieti Scalo. Incanto, semplicemente incanto. Luca Bellandi nasce a Livorno nel 1962 e frequenta l'Istituto d'Arte di Pisa, conseguendo poi la laurea all'Accademia d'Arte di Firenze. L'artista livornese ha raccolto successi e consensi che lo hanno proiettato come uno dei giovani più interessanti del panorama artistico contemporaneo, incuriosendo i più famosi critici e relatori d'arte. Ti proteggerò dal male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo. La pittura di Bellandi è uno sguardo al passato in chiave contemporanea. Illustra la femminilità a tutto tondo. Te la vorrei rivivere così. Incanto, è un incanto. Protagonisti sono gli abiti delle dame e regine del Rinascimento. Lui quanto un anno vise stile, quando posi la tua testa su di me, il dolore. I Pizzi e i Merletti, rappresentati con la sua gestualità d'artista, lasciano all'osservatore l'immaginazione. Incanto, semplicemente incanto. Na na na, na na na. Ed ecco noi l'artista Luca Bellandi che ci racconta un po' di sé, soprattutto quando ha scoperto l'arte. Io ho scoperto l'arte sin da bambino, ero uno di quei bambini che invece di scrivere disegnava costantemente sul quaderno, sul banco, è stata proprio una chiamata, se si può dire. E da lì non mi sono più fermato. Sono ormai 20 anni che insomma siamo in giro, è una passione che nasce da bambino. Quali sono le sue fonti di ispirazione? Le mie fonti di ispirazione sono la pittura classica, il barocco, la pittura inglese. Mi sono scoperto un artista prettamente europeo dopo aver passato in periodi adolescenziali la mania della pittura americana, che amo molto. Mi sono poi scoperto un artista estremamente europeo, italiano nella fattispecie. Che cos'è l'arte per lei? Per me l'arte è ossigeno. Non potrei immaginare, chi mi conosce bene sa che io vivo esclusivamente, non proprio esclusivamente, per l'80% diciamo per questo. Vivo nel mio mondo, che è il mio studio, dove io mi rifugio costantemente e dove mi esprimo, ma soprattutto dipingo. Mi piace essere definito un pittore. Ecco, veniamo invece alle sue opere. La femminilità è oggetto della sua produzione artistica. Perché questa scelta? Ma sembrerà scontato, forse lo è, però l'immagine del femminile è la bellezza per eccellenza. Se vuoi parlare di cose che siano cariche di energia, di bellezza, di colore, il corpo della donna, la silhouette, l'abito, sono l'ornamento, sono quelle cose che comunque ti riportano alla bellezza innanzitutto, e poi tutto il resto che non sto a raccontare qui, se no sì, scopriamo tutto subito. Tace incanto, incanto, semplicemente incanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è altra. Ecco, una mia curiosità, perché non ci sono i volti? I volti non ci sono nella maggior parte dei quadri, perché non è importante il volto, l'importante in queste silhouette, in questi corpi, è l'anima. Mi interessa, l'abito è un sarcofago, diventa un sarcofago che contiene un'anima. Poi chi c'è dentro a livello di volto ha un'importanza relativa, è quello che c'è dentro che è importante. Ecco, lei parte dai classici per arrivare poi al contemporaneo americano, come si fa questo salto? Si fa perché c'è la voglia di, dopo aver studiato, apprezzato molti artisti dei classici, c'è la voglia anche di trasportare il tutto in un'età moderna, in chiave moderna,
e questo è una cosa che sto facendo da un po' di anni. Io mi ritengo un artista dell'Ottocento catapultato nel 2000 e sono costretto perciò ad utilizzare materiali e colori diversi, ma poi fondamentalmente la matrice è sempre molto classica. Ecco, all'interno della sua produzione artistica è presente anche come dire, un tocco esotico. Sì. Sì, io sono invidioso della cultura, della filosofia orientale, e non potendo raggiungere questa perfezione mi limito a, se così si può dire, ad apprezzarla e ad invidiarla. E amo questi spazi dei giardini orientali dove i pappagalli o i fiori vegetano, svolazzano in un'atmosfera che sembra incantata. Ecco, l'obiettivo è quello di ricreare uno stato d'animo del genere. Ti mostrerò come speciale il mondo, anche se fa male, non è quel posto da lasciare, è ancora presto per partire. La sua mostra personale qui presso la Galleria di Nardo si chiama Incanto. Ma perché Incanto? E soprattutto cos'è l'incanto per lei? Ma per me l'incanto è quando in momenti non troppo felici e colorati, dove si parla sempre di cose, ahimè, piuttosto anche atroci volendo, una punta di energia, di un incanto, in questo caso di colore, energia e bellezza, forse può essere anche una chiave, la chiave per una reazione. Ecco, poi non ho questa pretesa, francamente è uno sforzo che faccio con l'idea comunque che serva in qualche maniera a placare un po' questa situazione di disagio, diciamo. Ecco, adesso una domanda un po' più personale: vivere della propria passione, per chi oggi volesse fare l'artista non è cosa facile, qual è il suo consiglio? Il mio consiglio è umiltà, lavoro. Ma quando dico lavoro non è un lavoretto, è tanto lavoro e tanta passione. Se ti hai tanta passione puoi stare in studio anche 8-10 ore, e non si tratta di fare tanto, si tratta di fare, lavorare e capire. Però non c'è carriera se non c'è lavoro, tanto, che non ci si può neanche immaginare. La Galleria di Nardo è un importantissimo punto di riferimento per l'arte in Abruzzo, soprattutto nel Chietino, e questa volta Enzo, la scelta cade su un artista contemporaneo molto importante e famoso, che è Luca Bellandi. Sì, Luca Bellandi, questo artista così colorato, così con la sua pittura gestuale, ci è piaciuto, ci piace, da tanto tempo che abbiamo le sue opere e riscontriamo che è un artista che ci dà grande soddisfazione. Questa mostra, proprio perché volevamo esporre la maggior parte delle tipologie dei suoi lavori, perché lui non fa solo questi abiti ma fa anche altre cose, tipo il floreale, tipo questi pesci nello stagno, quindi volevamo dare una panoramica alle varie tipologie di arte che lui realizza. Enzo, orari, giorni e date per chi vuole visitare questa mostra? Sì, la mostra si conclude il 22 aprile, gli orari sono dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, tutti i giorni, escluso la domenica e lunedì mattina. Quindi siamo qui ad aspettarvi per questa bellissima mostra. Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. Vincent van Gogh. Lo sai da cui ci importa poco di vedere gli alberi. La mostra personale di Luca Bellandi vi aspetta presso la Galleria di Nardo, in esposizione dal 7 al 22 aprile a Chieti Scalo, in via Benedetto Croce 322. Lo sai da cui, lo sai da cui, ci importa poco di vedere gli alberi.